Giacomo Liera e Zozo Zoran, innanzitutto due grandi amici, sottolineiamolo. Amici, amici veri, amici da 14 anni, come fratelli, diciamo. Quest'anno è una vittoria al Rally Internazionale dei Laghi. Sì, beh, è andata meglio e siamo partiti bene subito, le abbiamo vinte tutte, siamo riusciti a fare il divario e a quel punto abbiamo tirato i remi in barca. Ecco, che bello trovarvi qui insieme, soprattutto un gruppo di amici legati oggi proprio alla G-Car Sport di Giorgio Molinaro, e l'amicizia vi conduce proprio in questo fil rouge tanto lungo, perché ormai sono 18 stagioni consecutive di pratica sportiva. Ha esordito, se non sbaglio, proprio nel novembre dell'85. Sì, sì, ed ero giovanissimo, sono passati un po' di anni e la passione è sempre quella, uguale identica. Ho cominciato con una Fiat Ritmo, simpatica come macchina, molto difficile, e poi ho fatto una, spero, una bella escalation, perché siamo arrivati a guidare l'Opel Manta, che erano i primi gruppi A che ho potuto guidare, poi la Renault 5 GT Turbo, che era una grande macchina all'epoca, e poi abbiamo fatto tutte le Lancia Delta, dalla Delta Gruppo N all'ultimo Deltone Evoluzione, come diciamo noi, Deltone. Poi ho guidato la Renault Megane, poi le due Toyota molto belle e poi queste Subaru, che per me sono il massimo. Ora siete passati e qui proprio sentiamo proprio il cuore e la voce proprio di Joe Zoller, che è la voce colui che canta le note, perché con una grinta particolare lui è detta proprio il ritmo anche della prova speciale vincente con Subaru Impreza WRX, ma ora il passaggio alla nuova vettura, la WRC. Ecco, la WRC è praticamente l'evoluzione naturale della WRX che abbiamo usato finora. E sicuramente aspettiamo con ansia per poterci, prima di tutto, divertirci noi, che per noi già come macchina la cosa più importante è che noi ci divertiamo. Dopodiché, se noi ci divertiamo, sicuramente potremo far divertire anche gli altri, e perché è pur sempre uno spettacolo per tutti. E in più posso dire che pensare che è la macchina che più si avvicina ormai al livello mondiale. Oggigiorno sono tutte le WRC con delle prestazioni infinite, vedremo anche qui alla Ronde di Rally in Città di Giardino, che avremo anche degli avversari forti, ci sarà Ford Focus, ho sentito, la lista non è ancora sicura, però altre macchine che non saranno qui solo fare... Comunque vi siete sempre distinti, direi, per una grinta del tutto particolare, soprattutto nel desiderio di sfidare anche voi stessi, nel migliorarvi di stagione in stagione, col cambiamento anche della tecnologico, con una progressione anche irrefrenabile della ricerca tecnologica. E che bello vedervi anche protagonisti, quest'anno anche vincitori del Valle Umbra, e poi oltre che del Laghi, ma recentemente anche protagonisti di altre gare, e vorrete concludere con il Poker Das, con la vittoria di Varese. Beh, sarebbe molto bello, anche perché la gara di casa è sempre bellissimo, e io spero, sì, è andata bene anche giù in Puglia, al debutto abbiamo vinto con la Subaru WRC, e spero di fare bene questa gara, e poi andremo anche alla Ronde Aosta, quindi vediamo di fare un bel anno. Bene, ed ora le immagini stanno già partendo con un test del tutto particolare, che proprio Lorade Caciglio, proprio alle vicinanze della sede, della factory proprio di Giorgio Molinaro, dunque G-Car Sport, e oltre all'impresa, dunque la Subaru Impreza WRC, oltre alla Mitsubishi Lancer Evo 6 Evo 7, anche la nuova arrivata, e proprio Giacomo Gliari e Joe Zoller l'hanno testata in anteprima per noi. Si tratta della nuovissima Peugeot 206 Super 1006, ma alla termine di questa prova saranno loro ad esprimerci il Com'è andata, Giacomo, questo test estemporaneo, ma soprattutto per indicare come può essere la chiave futura dei rally, con questa evoluzione continua delle Super 1006 che ci stanno facendo divertire, ma quanto fanno divertire il pilota? No, beh, è una vera macchina da corsa, quindi è divertente, sicuramente non è spettacolare come una WRC o un quattro ruote motrici, però penso che in discesa sia molto divertente, bisogna solo guidare in un certo modo. Ecco, il tuo impegno, al di là della pratica rallistica, agonistica, tentato di vincere 3-4 gare l'anno, su una decina circa di impegni agonistici durante l'anno, ormai da 18 anni, però per quanto riguarda, io vorrei sottolineare di come sia importante proprio il tuo ruolo anche come istruttore di guida sicura proprio e di scuola sportiva nella scuola federale XAE di Vallelunga, al fianco a Liatti, a Piero Liatti, a Andrea Ghini e tanti altri driver, quali Nico Caldarola e tanti altri, per far crescere i giovani, le giovani leve, i ragazzi. Sì, certo, molto interessante, molto bello, poi con Piero Liatti veramente è nata un'amicizia vera, ed è molto interessante insegnare a questi ragazzi con tutti i tipi di automobili, quindi dall'anteriore al posteriore, quattro ruote motrici,
ed è molto importante per loro, perché capiscono che le gare bisogna finirle e non bisogna solo andare forte una prova speciale e poi andare fuori strada, ecco, quindi molto interessante. Benissimo, e a questo punto passiamo all'interno proprio della Factory di Giorgio Molinari, dei suoi responsabili, dunque i suoi tecnici, e andremo a vedere immediatamente come si sta preparando alla gara proprio del cuore, i Rally Città Giardini, sulle strade della Val Ganna e dell'intero Varesotto. Io direi a questo punto di rivolgere i propri complimenti a questa coppia di giovani grintosissimi che sono Giorgio Molinari e sua moglie Nadia. Buongiorno. Pronti a nuove sfide, anche come dire imprenditoriali, con Franco papà e tanti altri che vi seguono da vicino. Sì, la nostra squadra, che siamo molto molto affiatati e molta passione, perché la cosa principale è avere la passione, perché se no questo lavoro non può andare avanti, perché le ore non si contano, la fatica anche, e anche gli impegni economici, perché abbiamo un parco macchine molto bello, però difficile da gestire, però noi siamo sicuri di farcela. Complimenti, il vostro coraggio nell'anno, proprio in Irlanda avete venduto un paio di vetture particolari del Subaru Impreza WRX, che hanno vinto proprio quella con cui ha vinto l'altro centinaio, proprio nei Rally dei Laghi, proprio quell'esemplare, e per acquistare questa stupenda vettura che è addirittura al top. Ma non dimentichiamo nemmeno che poi la nuova data, la Peugeot 206 Super 2006, che poi rifigura il realismo del futuro. Di adesso, che per noi è proprio nuova, dobbiamo imparare a conoscerla, imparare a gestirla e usarla, e speriamo che Rally di Varese, se non possiamo usare altre macchine, Giacomo userà quella e vedremo di farla andare al massimo come cerchiamo di far andare le altre. Benissimo, in bocca al lupo e davvero buon divertimento. Grazie. Ma soprattutto grande impegno e stimolo, grande impegno imprenditoriale da parte di Nadia e Giorgio Molinari, un'azienda di Villa Guardia, proprio dalla zona sulla statale tra Como e Varese. Benissimo, avviciniamoci a questo punto alla vera, l'autentico gioiello, questa bomba straordinaria di casa Subaru, che è la stessa proprio nella livrea estetica delle Subaru Impreza WRC, la stessa che tra l'altro ha vinto il Rally Rack, il Network Q, con Peter Solberg e la Subaru ufficiale. Poi è un pedigree importante, perché era la macchina che ha usato Panizia a Monte Carlo, era in testa fino a due prove dalla fine, e quindi una macchina bellissima. È che Giorgio Molinaro, che è il proprietario di tutto, il nostro carissimo amico, sta gestendo in modo favoloso. Già andava molto forte l'impresa WRX, divertente, ecco, questa invece è più professionale ancora, un altro gradino in più, e di essere abili, molto bravi, molto professionali nel gestire questa elettronica a disposizione. Sì, questa è un'automobile per professionisti, e quindi sarà un po' più difficile andare forte in un certo modo, però già il gruppo A, il WRX, era veramente fatto molto bene. Benissimo, in bocca al lupo a Giacomo Gliari, Gio Zoller e tutto il gruppo di amici che li segue. Viva la passione, questa è la chiave del successo, vero Gio? La passione deve essere dentro, deve esserci passione, emozioni, sempre di più sono le emozioni che fanno la differenza, l'amicizia che lega il gruppo, perché senza gruppo non si fa più niente. Thank you.
L'affiatamento con Joe ormai è fuori discussione. L'affiatamento con la macchina invece come va? Ricordiamo che hai fatto solo una gara che tra l'altro però ricordiamo è vivo. Sì, non è proprio uguale a quell'altra, oltre che va di più, però è abbastanza simile, quindi spero di aver assimilato abbastanza, certo, ci vorrà ancora una gara o due per imparare bene bene, però spero bene, no?
Ok, questa 4 lungo lungo, la piazza di San Giovanni, 40, 6 stretto, sinistra 5, vai, ancora 6 stretto, sinistra 5, destra 4, vai 80, giù qua, alla roccia 6 stretto, destra 3, stai larghissimo, sinistra 3, veloce, 40, vola, e giù, alla, 6 stretto, sinistra 3, meno, in destra 2, veloce, vai 20, e poi via, sinistra 6, 70, giù, alla, 6 stretto, destra 2, meno, sinistra 3, veloce, lungo, chiude la roccia con acqua, più avanti, eccola, prendila, e via, più avanti c'è l'acqua, dentro, ok, vai, questa due veloce, sinistra due, meno, torna avanti, adesso manovra, frena, ok, sinistra due veloce, vai, ritardo, chiude, destra tre, meno, lunga, chiude, avanti, sinistra due veloce, al muretto, torna avanti, sinistra manovra, destra tre veloce, vai, al bianco, strettissimo, sinistra due, meno, destra due, veloce, stringi vai, sinistra 2 meno, per subito arrivare, destra 2 meno, chiude, attaccalo, è la tua questa, sinistra 3 ritardo, chiude, destra 2 meno lunga, cartello girato, apre, dai, forza Jackie, dai, destra 6, 40, alla pianta, per quella giù, fondo, tornante, sinistra manovra, dai, più avanti, sono io, destra 5 vai, alla pianta, stai strettissimo, destra 2 meno che apre, in sinistra 4, 10, tornante, adesso manovra, sinistra 5 vai 30, al palo ritardo, sinistra 3 meno lunga, chiude, tuo, destra 2 veloce, in salto, destra 2 meno apre, è veloce, pieno, così, va, destra 2 meno apre, ritardo, sinistra 3 meno, chiude, forza, sinistra, dai, faccio un ponte, destra 2 meno che apre, dosso subito, appiccicato, avanti, sinistra scivoli, destra 4 vai, pieno, dai, destra 2 veloce, pieno, deciso, 20, vai su fino alla rete, sinistra 3 veloce, vai su fino alla casa, su alla casa, destra 2 meno, apri, 10, avvalamenti, sinistra 3 veloce, lunga, cancello, chiude, più avanti, voilà, destra 2 veloce, il tuo, sinistra 2 meno, apri, subito, destra 2 meno lunga, apre, vai sul muretto, stai stretto al salto, sinistra 2 meno, ritardo, poi pieno, dammi tutto adesso, tutto, dai, vai, destra 3 veloce, vai, 30, sinistra 3, 4, 20, sinistra 5 lunga, sul dosso, stringe, vai, pieno, destra 3 veloce, tagli, sinistra 3 veloce, giù per favore, destra 4 lunga, sinistra 4, vai, 10, vai, sinistra 4, vai il muretto, sinistra 3, meno, deciso, lasciala correre, sinistra 3 veloce ancora, destra 3, meno, deciso, 20, vai giù fino a piante, giù questa, meno, paurina, 30, apri, ok, 3 secondi in meno, sinistra 3, meno, lunga, il cemento, chiude, taglia, destra 3 veloce, vai, 10, alle piante, destra 2, meno, apri, questa lascia andare un po' e poi subito appiccicata, destra 2, meno questa qui, strettissimo, buco, sinistra 2, meno lunga, il muretto apre, dai, adesso forza, destra 2, meno apre, un po' bolina, 20, vai su fino al giallo, alla così, meno, sinistra 2, meno lunga, taglia, meno lunga, destra 2, veloce, vai, meno, veloce qui, al rosso giallo, stai largo, destra 2, meno, è brutta questa, sinistra 2, meno, arrai, sinistra 2, meno, torna, Poi, vai, dai, dammi tutto. La rossa, destra 2, meno lunga, la pianta, apre, deciso, voglio un deciso qui, e adesso, giù, andiamo, marcia, sinistra 5, vai, 70, acqua, al muretto, stai largo, sinistra 3, meno deciso, 40, lascia la marcia, e giù, pieno, adesso, sinistra 2, meno, apro sul dosso, salto, e giù, marcia, marcia, così, allora, così si fa, destra 5, lunga, sinistra 3, meno, sinistra 3, meno, sinistra 3, manovra, e giù qua, vai te, fa la pulita più che puoi, ok, 40, ritardo, chiude, sinistra 3, meno, destra 5, 30, è la tua Jack, è la tua, lascia, così si fa, sinistra 2, meno, subito, non testa, manovra, scivoli, sì, da me, va lì, sinistra 2, veloce, destra 2, veloce, destra 3, sinistra 2, meno, stai stretto, sinistra 2, meno, in destra 2, meno, lunga, stringe, corri 5, da me, ok, va bene, pulitissimo, solo pochino, vai, e via, marce, dai, ancora, giù la zebra, destra 2, meno, ok, 148, lungo, costoncino, chiude, da me, sinistra 2, meno che apre, un meno che apre, sinistra 3, alle piante, sinistra 2, meno, lunga, torna, chiude, bello pulito, lascia la corda, dai, ancora un pedino, dai, un metro, ok, destra 2 meno che apre, vai appena poi, vai, forza, la sinistra 5 vai, tornate adesso manovra la zebra, pochissimo, ok,
Adesso due meno meno, adesso due meno, adesso due tagli, adesso due meno meno, tagli giù e poi attacca appena poi. Marcia, marcia, adesso destra veloce lunga, stringe pieno, grosso ritardo, si stringe meno meno, destra 5, vai 20, vai falla correre, in gara a sinistra le piante, adesso due meno meno, chiude chiude, così si guida Jackie, sinistra in subito, adesso due meno meno, chiude chiude. Non troppo lento, sinistra 2 meno meno apre, stai largo qui, meno meno apre. Destra 2 meno meno torna, chiude, chiude, torna, chiude, chiude, destra in lago, sinistra 2 meno meno che apre, lungo, 40, dai 5.35, 5.38, stringe, vai, così, così, 5.39, 5.40, 5.41, pronto, ok. Siamo al secondo riordino, hai fatto un buon tempo, un secondo assoluto, un 5.48 nella prima, hai abbassato di 7 secondi il tempo, ma non sei molto convinto della tua prestazione? No, non sono contento perché nessuno dei due passaggi sono riuscito a vincerlo. Stiamo capendo cos'è l'automobile, perché a Bari il motore era un po' diverso, quindi potrebbe essere che abbia un problema, le macchine sono fatte anche così, quindi vediamo, però la vedo molto dura. Silva sta andando molto forte, tra l'altro. Cosa mi dici? Tu pensi che questo sia dovuto, non so, più che altro al feeling con la macchina o perché lui corre di più rispetto a te? Beh, sicuramente il feeling, perché la macchina è sua, corre tutte le domeniche, quindi sicuramente la conosce meglio, è la seconda volta che la guido, però no, su queste strade no. E lui è molto bravo, l'avevo detto già ieri, però no, l'anno scorso eravamo davanti noi, quindi vorrei almeno riuscire a avvicinarmi. Siamo passati da un pugno di cavalli per godere a realisti predatori d'adrenalina, Sì, certo, è il Joe che si diletta in queste cose ed è sempre molto bello l'automobile colorata così. E poi è vera, è una scritta vera, è proprio adrenalina pura. Il pubblico al quale tu regali un sacco di spettacolo, come si sta comportando? Ah, molto bene, ce n'è tanto, però sono bravissimi, sono messi tutti in posizione, cioè la sicurezza è tenuta molto in conto e bella organizzazione, quindi tutto perfetto. Prossimi giri come li farai? Giù tutta? Ah sì, io ci provo, sono strade che conosco, quindi la cosa è che con i parametri dell'anno scorso del gruppo A siamo più lenti col VRC, quindi c'è essere qualcosa che non funziona bene, però no, io li faccio forte perché tanti rally finiscono alla fine, però sicuramente se Marco Silva fa ancora una prova molto forte, l'ultima la può buttare via, quindi... Marco Silva, siamo al secondo riordino, dopo due prove speciali hai ottenuto due migliori tempi, come stai vivendo questa gara? Tranquillo, anche perché inizialmente siamo venuti per provare la macchina e visto che ci siamo trovati davanti adesso vedremo di continuare su questa strada sempre facendo delle migliorie alla macchina per cercare l'ottimo. Sì, perché ricordiamo che comunque tu sei qui per testare la vettura in vista della prossima stagione. Sicuramente l'obiettivo principale è quello lì, dopo ben venga il risultato, che è una cosa sempre piacevole. Come giudichi la tua gara alla luce delle prestazioni degli avversari, comunque gente del calibro di Ogliari, di Beltrami, di Gaglio è dietro nelle strade di casa che comunque conosce? Ma direi che è tutta una bella lotta, perché poi c'è il fattore di scartare una prova, perciò si rimette in gioco un po' sempre tutto. Direi che c'è lotta fino alla fine. Cosa pensi di chiudere i conti già sulla terza, di modo che poi puoi scartare la quarta, o chi lo sa? Teoria, non bisogna sempre farle tutte e quattro uguali, mai deconcentrarsi, perché se fai i conti sbagliati poi alla fine della fiera ti ritrovi magari con due prove non fatte bene, perciò è sempre meglio andare fino in fondo bene e basta. Ho capito, grazie mille. Grazie a voi. Ciao Marco.
secondo. Sabato prossimo, neve, ghiaccio, vedremo che differenziali mi aiutino. Benissimo!